In un momento particolare come questo, dove l'Italia sta ripartendo e il settore vitivinicolo è un'eccellenza e una certezza per l'intero valore dell'agroalimentare italiano, basti pensare che solo per quanto riguarda le esportazioni il 2021 sarà l'anno dei record, supereremo i 7 miliardi per quanto riguarda le esportazioni del settore vitivinicolo stesso. Ecco, in tutto questo noi non ci possiamo permettere che altri paesi nel contesto europeo cerchino di copiare le nostre denominazioni. Il rischio è la sottrazione nel valore complessivo del settore vitivinicolo di 1 miliardo di euro sul lavoro che viene fatto nel quotidiano dai nostri imprenditori. Il Prosek è solo la punta dell'iceberg rispetto alla falsificazione di tante denominazioni che contraddistinguono la storia e la cultura dell'Italia nell'aver valorizzato nel settore vitivinicolo uno degli elementi di forza per quanto riguarda le esportazioni, non solo del settore vino, ma dell'intero agroalimentare italiano. L'impegno che noi dobbiamo attuare nei confronti delle istituzioni è far sì che ci sia sempre più tutela, anche nel momento in cui vengono siglati accordi di libero scambio.